La CNA aveva inviato una lettera al sindaco, al presidente del consiglio, è stata anche oggetto di discussione in consiglio comunale, il presidente l'aveva letta, per alcune rivendicazioni per quanto riguarda il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in città e soprattutto sugli impegni che l'amministrazione aveva preso. Ieri c'è stato un incontro, cosa è emerso? Ieri sera abbiamo fatto un incontro con l'amministrazione, c'erano presenti anche altre sigle che avevano chiesto anche loro degli incontri e da questo incontro è emerso la seguente. Entro il 30 giugno l'amministrazione si è preso l'impegno di montare e installare le isole ecologiche che verranno munite di videosorveglianza e di accesso se riusciranno a farlo, avevano dei problemi tecnici da sistemare tramite tessera sanitaria. E più due isole ecologiche semoventi che verranno installate pure nella città, la distribuzione di altri 5.000 kit per le utenze, quindi tra attività commerciali e utenze abitative che hanno fatto la richiesta, quindi dovremmo superare il problema del randagismo dei cani che fanno uno scempio dei sacchetti della spazzatura con questo. Si è parlato anche di riattivare il servizio notturno del divieto di socio alterno, quindi per agevolare la spazzatrice, per agevolare tutto lo spazzamento della città, controllare il fenomeno del volantinaggio selvaggio che alle volte si vede a cani cattivi in un fenomeno molto pesante. E poi questi sono degli step principali, abbiamo parlato di mercato, abbiamo parlato anche di sistemare tutte le varie panchine con l'erba da pulire, disinfestazione, abbiamo fatto un punto un po' della situazione. Ma voi avevate anche, diciamo così, acceso un po', puntualizzato l'aspetto anche del caro Tari, cioè a fronte di un servizio che comunque, diciamo, è inadeguato, il costo è abbastanza salato, elevato per i cittadini e per i commercianti. Allora, su questo punto ieri il sindaco, l'amministrazione ci ha detto che per quest'anno ci sarà un abbattimento del 20% su tutte le attività commerciali. Invece per i cittadini l'abbattimento verrà effettuato dall'anno 2020 sul caro Tari. Quindi a scalare negli anni futuri dovremo vedere un beneficio sia della differenziata nel modo della gestione che anche nelle bollette. Vi rendete conto il fatto che il 30 giugno e dopodomani, cioè dal punto di vista della politica parlo perché insomma è imminente, queste promesse, chiaro che questo poi lo chiederemo anche al sindaco, che ha fatto sono promesse campate in aria oppure c'è un margine per raggiungere entro quella data, non dico magari tutte e 12 ma almeno una o due isole ecologiche, parliamo da marzo di fare le isole ecologiche. Allora, immagino, io penso che ce l'hanno, anche perché ci hanno detto che già per alcune isole ecologiche i lavori dovrebbero partire a giorni. Noi appunto, come il 30 giugno è domani, quindi già siamo quasi a fine mese, abbiamo già programmato un altro incontro con l'amministrazione intorno a metà luglio per fare il punto della situazione su questi step che il Comune ha preso l'impegno nei confronti della cittadinanza e degli operatori commerciali e artigianali.